Dunque, bere fino a 5 tazze di caffè al giorno, ma ormai ogni giorno c'è una notizia che nuova sul caffè, potrebbe dimezzare il rischio di cancro al fegato. Una sola tazzina al giorno ridurrebbe di un quinto, quindi, il pericolo di questo tumore. Lo rivela una ricerca della University of Southampton in Gran Bretagna, pubblicata dalla rivista BMJ Open. Gli esperti hanno analizzato informazioni sul consumo di caffè di 2 milioni 250.000 persone complessivamente coinvolte in un totale di 26 studi precedentemente pubblicati e visto che il consumo di un solo caffè al giorno ridurrebbe il rischio di cancro del fegato del 20%, quindi un quinto, come dicevamo. Ma se si arriva fino a 5, ovviamente se non si hanno disfunzioni cardiocircolatorie, il rischio è addirittura dimezzato. Oltre agli antiossidanti ed antinfiammatori di cui è ricca la nera bevanda, si presume che la caffeina abbia un ruolo centrale nel potere protettivo. Ed andiamo al cioccolato, la seconda notizia. Lo studio, eccolo qui, tenutosi in Danimarca, è chiamato Danish Diet Cancer and Health. Ha avuto una durata di 13 anni e coinvolto un ampio campione di uomini e donne. Ed alla fine del periodo sono stati individuati 3.300 casi di fibrillazione atriale, ma nei casi di introduzione di consumo del cioccolato il rischio di fibrillazione diminuiva del 17% negli uomini e fino al 20% con il consumo di 6 pezzi di cioccolato alla settimana, quindi quasi uno al giorno.